Mister, un gol che dalla tribuna è parso quasi inspiegabile, vi ha dato un po' di brio in più in un finale di una gara che era partita abbastanza equilibrata, poi siete riusciti a indirizzarla sui binari giusti. Oggi fare i 3 punti era importante quanto. Tantissimo, tantissimo per tutta una serie di motivi, il primo dei quali banalmente la classifica che continua a essere corta e ti lascia l'unica opportunità di guardare a te stesso, a quello che fai, senza poter fare conti verso l'alto, verso il basso, ma avere il focus solo su di noi. Il gol ne avrei fatto volentieri a meno, anche se onestamente non ho niente da rimproverare ai ragazzi, nel senso che è stato forse, ecco, se proprio ci dobbiamo riproverare qualcosa, è che per quella che è stata l'andatura del secondo tempo, noi potevamo arrivare in quel momento sul 3-0 e risparmiarci qualche minuto col sedere stretto, mettiamola così per essere garbati. E però se non lo facciamo, è giusto che poi facciamo i conti con quelle paure lì, con la possibilità di buttare via quello che è stato fatto, tanto di buono fino a quel momento, e poi bisogna saperci stare dentro, e siamo stati bravi a starci dentro, perché poi oggettivamente anche nelle mischie, nelle situazioni finali, non siamo mai stati in difficoltà. Il mercato ti ha dato anche un po' la possibilità di cambiare, oggi l'abbiamo visto qualche scelta in più e c'era anche la curiosità di capire come il Pietro avrebbe fatto convivere tutti i suoi talenti. Oggi abbiamo visto questo nuovo volto su cui avete lavorato in queste settimane, immaginiamo. Sono state settimane in cui prima dell'anno nuovo si è parlato molto, com'è stato il lavoro però nella squadra? Il lavoro è stato quello di sempre, nel senso che noi in realtà questo assetto qua l'abbiamo sperimentato già con Riva Samba, ed è figlio del mercato, dove questa è una rosa che non può essere considerata una rosa di 11 titolari e 11 riserve, perché questo l'hai visto anche i cambi che siamo andati a fare. Oggi entra un giocatore come Luffy, dove magari è 3-4 partite che non metteva piede in campo, e stiamo parlando di un calciatore forte, forte, e abbiamo visto subentrare giocatori come Santiago Ayala, come Gabriele Insolito, che sono titolari che subentrano, e nelle prossime partite potremo fare scelte differenti in base all'avversario, in base alla settimana. Il lavoro, ti dico la verità, al di là delle parole che sono state fatte, tante, noi abbiamo fatto un paio di settimane dove ci siamo concentrati prevalentemente sull'aspetto fisico, e dove poi abbiamo anche un po' staccato la testa e ci siamo presi il piacere del gioco del calcio, tenendo l'attenzione appunto sull'aspetto atletico. Nella settimana che ci ha portato ad oggi abbiamo ripreso il nostro lavoro normale e abbiamo sicuramente fatto tanti allenamenti per portare questa situazione sul campo in una maniera riconoscibile a noi stessi, e sappiamo che noi possiamo assumere più volti in funzione dei calciatori che entrano, perché poi quello che è il mio compito è quello di mettere i calciatori nelle posizioni dalle quali possono esprimersi meglio, e avendo tanta varietà anche di caratteristiche oltre che di numeri, noi dobbiamo essere flessibili e saperci adattare, ma ancor prima che agli avversari, a noi stessi e a quelli che sono gli interpreti.